Oggi per l'intervista di Ambispazio.it ci troviamo al Teatro delle Erbe nel backstage di Colorado Caffè. Ciao Giovanni. Ciao a tutti, ciao a voi. Ciao a voi. Ci troviamo in compagnia di Omar. Allora, ciao Omar, grazie per la tua disponibilità. Ma figurati, siamo qua apposta. Ci troviamo in compagnia di Fabrizio Casalino, che è il famosissimo Cicigno. Famosissimo, grazie, grazie. Ci troviamo in compagnia di Alessandro Gabbana. Anche. Anche. No, non mi devi, tieni tutto, non buttare via, non mi devi fare i tranelli, perché io sono veramente rincoglionito, sono sveglio da 2 minuti. Allora, aspetta, Gabbana, sì, no, Bianchi. Bianchi. Sì. Alessandro Bianchi. Alessandro Bianchi, faccio Gabbana. E allora volevo subito chiederti come hai scoperto di essere un comico. Ecco, mi vedi, no, più o meno? Cioè, diciamo che ho escluso delle cose. Fisicamente non ero un calciatore, fisicamente non ero un Adone, non sono mai stato bellissimo, né affascinato. Dai, cosa resta? Faccio il comico. Più o meno è stata così la genesi naturale. Io ho cercato di fare dei lavori seri, solo che la gente rideva qualsiasi cosa io facessi. Facevo il geometra, la gente rideva. E allora a quel punto ti sei reso conto di... A quel punto ho pensato che era meglio farsi pagare per quelle risate piuttosto che per il lavoro che facevo. Ci troviamo con Enrique Balbontin. Ciao Enrique, innanzitutto grazie per la tua presenza. Ma ci mancherebbe, anche per quei 500 euro in nero che mi date, voglio vedere che se non mi presento. Mi sembra il minimo. E allora, sei spagnolo, hai detto? Sono spagnolo, infatti Balbontin il cognome, si capisce subito, un cognome veneto. Io infatti appunto mi hanno chiamato Enrique Balbontin. La mia famiglia è de Sevilla, Andalusia. E mio nonno che era un genio, Don Roberto, genio perché da Siviglia si è trasferito a Savona. Savona. Vedi, un genio qui. Ci troviamo in compagnia di Andrea Perroni. Allora, ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi. Volevo subito farti una domanda. Come hai scoperto di avere una vena artistica dentro di te, una vena comica? No, non ho scoperto di avere una vena comica. Sono nato così e poi la vena artistica si... Totò diceva che comici si nasce, quindi non ci si scopre comici. Si nasce, poi ti scoprono gli altri. Sono gli altri che ti tirano fuori le tue qualità, le tue caratteristiche, quindi non mi sono scoperto, mi hanno scoperto. Cioè, pure mia madre mi scopriva sempre la sera quando... La sera quando facevi cosa? Quando dormivo, per carità di Dio, l'estate, poi l'estate mi ricopriva, poi mi scopriva, l'inverno mi ricopriva, l'estate mi riscopriva a polvere sotto, perché tutto inverno coperto. Comunque troviamo qui in compagnia di Maurizio Battista. Dillo che non è che sono alto io, che sei basso te. Certo, sono basso io. Questa cosa, perché no, pare io sono alto 6 metri, no, io sono normale. E io sono naro, capito? Scherzo. E com'è invece l'esperienza di lavorare qui a Colorado Caffè? È una bella esperienza, perché siamo in prima serata, poi ho un ruolo importante nello spettacolo, questo mi piace, è la prima volta che mi trovo in questa situazione, è una novità anche per me, quindi sto imparando tante cose. Come hai riscontrato questo? Chiami? Marco. Marco, mi siedo? Sì, magari sì. Forse anche un po' meglio. Senti, allora. Senti, eh? No, è colpa mia, Com'è? La ricetta. Com'è questa esperienza di lavorare a Colorado Caffè? Allora, no, qua è molto bello, ci divertiamo un sacco, nonostante insomma nelle prove ci sia un sacco di casino, però è molto bello, è un clima sereno, una famiglia piccola, per cui c'è un ambiente ancora veramente vivibile rispetto ad altri, di cui non faccio né nomi, che inizino per Z e finiscano per Eli. Ecco, stava passando un... dove il clima è sicuramente un po' più teso, invece qua, cioè, nel senso, ci divertiamo con tutte insomma le difficoltà legate alla vita di un programma televisivo, quindi ascolti, picchi e baratri, di cui spesso faccio parte. Come hai scoperto questa vena comica in te, presente nel tuo sangue? Guarda, io facendo l'avvocato di mestiere andavo a fare queste udienze e veramente erano un successo, perché la gente rideva molto. Cioè, il mestiere dove faccio veramente ridere infatti è l'avvocato, poi però ho detto farò ridere nelle sedi appropriate, quindi mi sono presentato in delle altre sedi dove appunto poi mi pagano anche per far ridere, non mandano in galera i miei clienti, ecco. Hai capito come funziona? Ho capito. Com'è questa esperienza di lavorare qui a Colorado Caffè? Beh, molto bella, ormai io sono un veterano, perché sono assieme a Fabrizio Casalino e ai Turbolenti dalla prima edizione, quindi questa è la quinta, insomma un minimo di pasta asciutta l'abbiamo mangiata, comunque molto bene, prima serata tutta sbrilluccichi e paillette. Noi insomma abbiamo un umorismo un po' più ispido, però insomma, speriamo che anche i gusti della prima serata si adeguino. Come hai scoperto di essere un comico, di averlo nel sangue?
Vabbè, per caso, perché facevo il cantautore serio, però poi mi sono messo a scrivere una canzone per ridere con questo personaggio brasiliano che ancora non esisteva, ma mi piaceva la parlata, e poi ne ho fatta un'altra, poi un'altra, facevano ridere, ha funzionato, e eccomi qua. Allora, innanzitutto grazie per la tua grazie presenza. Grazie a voi del tempo, che scherzi, grazie a voi del... Allora, ti volevo subito domandare, come hai scoperto questa vena umoristica, questa vena comica in te? Come ho scoperta? Sì. La domanda più intelligente ce l'hai? Uno dai 7 in condotta a scuola, ci sarà qualcosa che non va. E poi, insomma, da piccolo, facendo il coglionazzo. Ma secondo me è dentro di te, se ce l'hai, col tempo esce fuori lavorandoci sopra. Se non ce l'hai, fai finta, ma dopo un po' ti scoprono. Io so per le cose vere senza trucchi. Come il talento nel pallone, chi ha il talento si vede, chi si è imparicchiato si vede, ma però c'ha poco tempo, non so se è vero, ma è così. No, è vero. Va rispettate, le persone che stanno qua vanno rispettate, che stanno a casa vanno rispettate. Ma io faccio perché mi piace, poi vabbè, è una religione per me. Com'è per te questa esperienza di lavorare a Colorado Café? Ma io sono qua da 2 anni, quindi per me è una bella esperienza, è un'emozione sempre forte. Quest'anno poi abbiamo proposto questa nuova sitcom che è Casa Piccinini, che sta andando molto bene, quindi ringrazio tutti gli amici che la stanno seguendo in TV. No, bene, c'è un bel ambiente qua, poi insomma tutti gli amici, Alberto Daguanno, Poppi Bonicci, Dario Bargigia, è un'emozione insomma. Cercenco! Ci vediamo tra poco. Ci vediamo tra poco, restate con noi assolutamente. E com'è questa esperienza di lavorare qui a Colorado Café? È bello, come tutte le esperienze quando lavori in TV, che fai la cosa che ti piace, cioè di conseguenza com'è la tua esperienza qui in televisione? Bello. bello. E come stai vivendo l'esperienza di Colorado Café? Beh, sto bene, sono 4 anni, mi pare 4-5 anni che lo facciamo, ci stiamo divertendo, adesso è un po' più industriale, prima era più rustica, ti ricordi la salumeria, era un po' più casereccia, però stiamo divertendo, speriamo che gli ascolti ci premiano e che la gente così diversa, pure che so, quelli che so, basta che si divertano, poi io lo faccio con rabbia, hai visto col veleno, non scherzo, io quello che dico ci credo, non è che è bluff, non so testi, io racconto la storia, guarda come sono ridotto, avrò pure dei motivi, no, parabiamme. Ok Omar, io ti ringrazio a nome di tutti gli iscritti di dammispazio.it e ti saluto. Grazie innanzitutto e poi ci vediamo su dammispazio.it. Perfetto. Un saluto a tutti i dammispazio, siete una tribù. Sì, una tribù. Dategli spazio.it. Come si saluta in savonese? Wow, hasta la ciolla, sempre. Io ti ringrazio a nome di tutti gli iscritti di dammispazio e ti saluto. Dammispazio nel senso levede? Perfetto, allora io ti ringrazio a nome di tutti gli iscritti, dammi spazio e ti saluto. Grazie, datemi un po' di spazio pure voi, dato che vi chiamate dammi spazio, io non, insomma, sono anche piccolo, mi metto là, c'ho un po' di panza, però se io mi metto di così, tiro dentro la pancia, non si vede, mi vesto, com'è la pagina del sito web, bianca? Dipende dal capo. Comunque in base a io mi vesto e mi metto là all'angolo, quindi c'è un po' di spazio. Un saluto a tutti gli amici di dammi spazio. Un saluto a tutti e buona visione, a presto, ciao. Cosa è un po' basso sei? Sì, in effetti sì. Diciamola sta cosa. Ok Alessandro, io ti ringrazio a nome di tutti gli iscritti di dammi spazio e ti saluto. Ciao a tu, com'è? Ti ho detto che sono sede. Ciao, allora ci vediamo tutti su www.dammispazio.it. Cioè adesso, chi ero? Ero Gabbana, non so, normalmente così, ok? Dammispazio.it. Grande.